Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra bella puntata di Restart oltre la crisi in Plus Italiano. Questa sera torniamo a calpestare il territorio, continuiamo a parlare di ripresa, di futuro, di visione, ma torniamo un po' a casa nostra, torniamo un po' a fare una fotografia del territorio che potrebbe essere uguale a molti altri territori d'Italia, perché ci vedete su Sky, canale 810, e in streaming su www.weltv.eu. Ma non sono sempre accompagnato molto bene, e c'è Ilda qui con me. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Non siamo soli però, Ilda. Non siamo soli, oggi abbiamo l'associazione Colli dei Longobardi, Strada del Vino e di Sapori. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio, Flavio Donardi, presidente. Buonasera. Buonasera, benvenuto. E abbiamo Davide Lazzari, titolare della cantina Lazzari. Però. E anche consigliere dell'associazione e delegato provinciale Giovani Coldiretti. Caspita, buonasera. Queste sono. Benvenuto. Che brava che sei, però questo è quello che dico di Restart. Persone giovani, presidente, nuovo presidente. Esatto, da novembre. Da novembre, quindi abbiamo un po' di frizzante nell'aria. E siamo sulla strada dei Colli dei Longobardi, che chi ci sta guardando dice: dove sono questi Colli dei Longobardi? Presidente, buonasera. Buonasera. Grazie, grazie che sei qua da noi. Grazie a voi dell'invito. Colli dei Longobardi, più che solo i colli, diciamo è un territorio che parte da Brescia ma coinvolge anche altri 8 comuni del territorio, quindi cerco di non dimenticarmeli adesso, sì. Perché sennò poi... I sindaci dopo. Esatto, quindi abbiamo Botticino, abbiamo Capriano del Colle, Castenedolo, Montichiari, Montirone, Flero e secondo me mi manca anche qualcuno, Capriano l'ho detto. Non importa, ma va bene così, abbiamo perso qualcuno. È un quiz che facciamo a casa. Però piace così, no? Piace perdere ogni tanto qualcuno. Comunque il territorio è questo sostanzialmente, di questi 9 comuni che hanno deciso 20 anni fa, perché siamo nel ventennale, insieme chiaramente alle cantine del territorio, di sviluppare sostanzialmente questa realtà associativa che all'inizio nasce come Strada del Vino, ma adesso da dicembre abbiamo deciso con il nuovo consiglio di ampliare un po' i nostri orizzonti, diciamo pure così, e quindi oltre al tema del vino abbiamo aggiunto anche il tema dei sapori. Bello, i sapori del territorio, quindi risvegliare anche il gusto di passeggiare nella natura, di, come dicono quelli bravi, enoturismo, vero, vero Lazzari? Cosa mi dici di questa parola qua, enoturismo? Enoturismo rappresenta il futuro delle cantine, già negli ultimi anni era in crescendo, ovviamente la questione pandemica ha inchiodato tutta la parte turistica, ma è molto ottimistica la prospettiva dell'enoturismo in futuro, perché la gente non è più relegata al doversi consumare il vino al ristorante o nei luoghi in cui si è sempre consumato, ma vogliono sempre di più esplorare quello che c'è dietro la parte produttiva e quindi iniziano e stanno già prenotando per l'estate le visite alle cantine, conoscere, approfondire, scoprire i territori, perché il vino poi è condensato di culture, quindi non è solo un calice che si beve per ubriacarsi. Beviamo il territorio, insomma. Esatto. Beviamo, assaporiamo il territorio, i suoi profumi, le sue fatiche e la fatica di ripartire. Non voglio soffermarmi su questo, ma molte cantine hanno sofferto, inutile che ci nascondiamo, anche perché i ristoranti erano chiusi, le feste, matrimoni, eventi, banchetti, tutto quello che ne consegue, ma siamo come una molla di una birra tenuta fra due dita, adesso la molla si sta lasciando andare, quando partirà ci sarà un'esplosione anche di gioia, di voler vivere e, come dicono esattamente, di storytelling, perché ogni bottiglia racconta il suo produttore, ma racconta anche il suo territorio. Vero, Presidente? Sicuramente. Noi abbiamo una grande fortuna che abbiamo due realtà importanti del Consorzio del Montenetto e il Consorzio del Botticino, con i quali abbiamo iniziato una preziosa e importante collaborazione. Ma a noi interessa, l'abbiamo fatto già a novembre, quando abbiamo presentato un po' il nostro progetto che abbiamo definito, per stare un po' con i giovani, no? Hashtag ripartenza. Il nostro progetto prevedeva proprio il coinvolgimento soprattutto delle realtà e dei giovani imprenditori nel settore agricolo. Cioè, il nostro obiettivo non è soltanto quello di valorizzare il territorio, o meglio, quello è predominante e sicuramente stiamo cercando, mi auguro in questi mesi, di valorizzarlo a 360 gradi, da un punto di vista enogastronomico, da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale e ambientale.
ma dall'altra noi vorremmo anche accrescere e coinvolgere sempre più i giovani in questo progetto. Adesso Davide, oltre che essere il nostro consigliere, è anche una persona coinvolta nel mondo dell'associazionismo, ma è la dimostrazione come ci sono tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. La nostra attenzione come strada è anche quella, cioè non è, ripeto, soltanto ed esclusivamente quella di valorizzare il territorio, ma è quella di valorizzare i giovani. È importantissimo questo aspetto qui di valorizzazione dei giovani, è importantissimo anche l'aspetto associativo, che è passato così perché la forza del gruppo nell'andare poi sul mercato, perché non comprerò solo, con tutto il rispetto, il Lazzari Capriano del Colle Bianco Fausto, ma potrò comprare un botticino, un buon nero del botticino, potrò comprare un Capriano del Colle, potrò, insomma, è qui che è la forza dirompente del chi acquista, il buyer comprerà 2000 bottiglie da te, 500 da un altro e 300 dall'altro, perché è così che si deve fare per andare sul mercato. Troppo piccolo, sì, è bello, ma se trovo un buyer importante, tipo tedesco, tipo americano, tipo cinese, che mi dice benissimo, molto buono, ecco, adesso ne voglio 40.000 bottiglie. Eh no, cioè, aspetta, 40.000 bottiglie, quante bottiglie fai? 45.000. Tutta la cantina Lazzari. Tutta la cantina Lazzari. Questa è la forza, eccolo qua, ci fa vedere il vostro sito, cominciamo a vedere, che è un sito molto dinamico, devo dire, molto, molto, molto bello. E terremo sulla comunicazione sui social, lo dico anche alla Hilda, la bellissima parola che ha detto lui, hashtag presidente, hashtag ripartenza. Noi siamo hashtag, rubiamo restate. L'hashtag noi siamo hashtag restate e ripartenza, perché l'abbiamo messo nella sigla, ed è importante, perché sì, quando si va al ristorante e si va in una trattoria e si chiede un vino, o si va a visitare la cantina e si trova lui, eccolo qua, e mi parla della sua cantina. Che vitigni ci sono nel tuo territorio? I due vitigni principali sono Marzemino, che è il vitigno più storico e più diffuso, e Turbiana, conosciuto anche come Trebbiano di Lugana, per la parte bianco del Capriano del Colle. Quindi c'è un disciplinare preciso, esatto. C'è un bel disciplinare che contraddistingue le varie cantine, e c'è delle regole da seguire per la produzione di questi vini, che sono accompagnati, ovviamente questo è un vino un pochino più robusto, penso io, come gradazione di vino bianco, quindi si può accompagnare anche, secondo me, ad alcuni aspetti di carni, se non vado errato, lo sto sì, dicendo. L'abbinamento che più apprezzo per il Capriano del Colle Bianco è il classico casoncello, ecco, magari con le pieno di carne, quindi... Spieghiamo cos'è il casoncello per chi non lo conosce. Il casoncello alla bresciana sono dei tortelli che nascono nella bassa bresciana, ce ne sono due versioni principalmente, una con il ripieno di carne, l'altra con il ripieno di magro, si intende, che di solito sono erbette di campo e formaggio poi. E burro fuso. E burro fuso a profumo. E salvia bruciata. Quindi abbiamo già il profumo del territorio che viene dalle erbette di campo, abbiamo il burro che viene dalla stalla, abbiamo anche il colore del sole che ci viene dato dal vino, perché noi quando beviamo il vino beviamo un raggio di sole, secondo me, perché il sole è fondamentale per il vino, come l'umidità, come la capacità di chi gestisce poi la cantina. Eh sì. Perché l'affinamento poi viene. La cosa più bella è che in Italia ci sono tante varietà di suolo, di sole, di disposizioni, di climi e di culture, perché la parte uomo è fondamentale nel mondo del vino, che rappresenta la parte di cultura, ed è quello il bello dell'estrema varietà dei vini in Italia. Ed è stato bellissimo il passaggio che hai fatto sull'associazionismo, cioè mettersi assieme, perché la cosa bella dell'agroalimentare italiano è che ci sono tantissime piccole realtà, ma che fanno fatica poi ad affrontare mercati più grandi, proprio perché sono tante piccole polverizzate. Anche perché ci verrà in soccorso delle piattaforme, abbiamo avuto già ospite nella prima puntata Agriveri, che è anche il nostro sponsor e ringraziamo, che è una piattaforma che associa già una cinquantina di piccoli produttori agricoli, ne porterà a 100, vero Ilde? Esatto. Per mettere online, quindi abbiamo imparato purtroppo a comprare, quindi se sono a distanza di chilometri, però voglio bere il raggio di sole della tua cantina, lo posso ordinare su questa piattaforma. Quindi la tecnologia abbinata all'eticità della produzione, alla sostenibilità del prodotto, a tutto quello che è
il life cycle, come dicono quelli liberali, il cerchio della vita, che impariamo dall'agricoltura, impariamo dalla strada del vino, perché il cerchio della vita è della produzione, quindi qui c'è il rispetto dell'uomo, c'è il rispetto del territorio e, come dice il Presidente, c'è molta, molta, molta voglia di fare e di ripartire, o no? No, condivido pienamente. L'obiettivo delle nostre realtà è proprio quello, è quello veramente di essere di supporto sostanzialmente. Noi, diceva bene Davide, l'idea che noi abbiamo è quella di creare una grande rete. Senza una grande rete che abbiamo cercato di costruire in questi mesi, spero che poi possa mantenersi anche nel tempo ovviamente, senza una grande rete il produttore in sé chiaramente può arrivare sicuramente a grandi risultati, ma quel produttore è da solo e a un certo punto si troverà anche in difficoltà. Insieme, facendo squadra, facendo rete, costruendo dei progetti comuni, coinvolgendo le realtà del territorio, avendo come nel nostro caso le amministrazioni comunali, coinvolgendo le istituzioni come regione, l'ente provincia e così via, si riesce a fare un progetto che può essere un progetto duraturo. Perché dopo di noi, adesso diciamo così, nel senso che io insomma, duro 3 anni come mandato, ma dopo di me, ovviamente, dobbiamo fare in modo che la strada continui ovviamente per altri 20 anni, anzi, magari anche di più, mi auguro. Ma questo lo può fare chi? Chi? Noi ovviamente, ma con chi? Con tutte le realtà che vogliono costruire quel progetto, quella rete, quella comunità, se vogliamo, si passa un po' il termine, che noi vorremmo ovviamente come strada del vino fare in questo momento. Noi abbiamo più di una 30 di associati oggi, che fortunatamente non sono soltanto quelli che devono pagare la quota, che è importante, perché altrimenti è brutto da dire, ma è così, e senza soldi non possiamo fare nulla, non possiamo costruire nulla. Ma questa forza è la forza di avere 30 realtà che sono diverse tra di loro. Abbiamo le cantine, abbiamo i ristoranti, abbiamo i bar, abbiamo gli enti di formazione, abbiamo le società di consulenza che seguono le aziende agroalimentari, abbiamo le assicurazioni, cioè abbiamo tutto un insieme di realtà che alla fine sono di servizio per tutto il sistema. Questa è la bellezza, io credo, della strada del vino. C'era una domanda che volevi sì, fare. Sì, abbiamo una domanda per il Presidente, ma per chi volesse unirsi a questa associazione, quale procedura deve seguire? Semplicissimo, può andare sul sito, visto che mi sembra che sia passato. Sì, si è passato, adesso la regia ce lo fa rivedere. C'è ovviamente lo spazio per aderire all'interno del sito e niente, può cliccare, credo sia nella prima parte in cui c'è l'associazione. E adesso io non vedo fin là in fondo, però c'è uno spazio legato alla aderisci ora per poter aderire sostanzialmente alla strada. Poi siete molto presenti sui social, ho visto che siete presenti ovunque sui social. Perché stiamo cercando in questo momento, anche perché appunto è il ventennale, quindi se no facciamo adesso questa parte. Ho visto fotografie dappertutto, eccetera, eventi, ho visto di tutto. Però la cosa interessante che ha detto il Presidente è che ha parlato come manager, perché vedi, amici, io sto 3 anni, voglio lasciare la casa in ordine e già lanciata per chi viene per dopo i prossimi di me. Anni. Quindi le persone intelligenti sono queste, manager che costruiscono e non sono gelosi di quello che donano poi al territorio. Questa è la capacità di essere non solo l'etichetta di Presidente, ma questo è uno che si dice vision per il futuro. Questo è un aspetto molto importante perché, vedi, abbiamo fatto una puntata qua con i cuochi, quindi finanza e cucina, abbiamo fatto poi un evento quando si poteva fare vino e finanza. Perché? Perché come educatore finanziario costruire un piano di protezione del patrimonio, del risparmio, vai a scegliere determinate cose. La stessa cosa per il vino, per il vitigno, deve essere curato, deve essere potato, bisogna sperare che la stagione, il tempo mi assista e che ci sia una bellissima stagione per poter dare un ottimo prodotto. La stessa cosa in finanza, che non ci siano dissesti, non ci siano crisi, bisogna proteggere sempre quello che è il cuore per il futuro. Le similitudini sono molte, ma quello che ci battono loro è la passione, perché loro hanno passione per la terra, hanno passione per il futuro della tua azienda. Che generazione sei della tua azienda? Io sono la quarta, è iniziato il mio bisnonno, eravamo agricoltori complessi come la maggior parte della pianura, in agricoltura le famiglie autoproducevano quello che consumavano. Siete centenari quasi allora? Sì, fino al 1800 il mio bisnonno ha costruito la cascina in cui siamo oggi. Caspita. Quindi, sai perché dico caspita anche la Ilda? Perché ti dirò questo piccolo segreto che tu già sai, ma tu sei la quarta generazione. Quasi il 40% delle aziende non passa lo scoglio della seconda generazione e gli altri cadono, mi cadono alla terza. Solo l'11,
15% adesso i dati, non me li ricordo bene a memoria, ma arrivano alla terza. Qui, con tutto il rispetto, mi inchino perché siamo alla quarta generazione e quindi vuol dire che i sapori del nonno sono qua e poi qui abbiamo il futuro dell'azienda. Questo è bellissimo del consorzio dei Longobardi, dei vini Longobardi, perché hai portato, sì, potevi portarne uno qualsiasi dell'azienda, avremmo parlato uguale, però questo è un esempio di futuro, un esempio di giovani che si non guardano solo la PlayStation, ma guardano anche al futuro. Mi dicevi che ci sono anche enti di formazione all'interno dell'associazione, sì. Perché? Ma perché noi tra l'altro stiamo per far partire un corso di formazione legato proprio all'internazionalizzazione agroalimentare, finanziato tra l'altro da Regione Lombardia, quindi un corso gratuito sostanzialmente per chi vi parteciperà, ma l'obiettivo è quello, cioè quello di far sì che la nostra realtà sia di servizio e di supporto. E anche qui un servizio e un supporto a 360 gradi. Io vabbè, sono un po' di parte, nel senso che sul tema della formazione è chiaro che ho un occhio di riguardo. Aspetta, adesso gliela faccio la domanda perché non ce la faccio più, gliela devo fare. Sei presidente anche? Dipende. Perché enti di formazione no, sono coordinatore, perché se dico presidente... Coordinatore di tutti gli enti di formazione della provincia di Brescia. Insomma, non è poco. Poi è presidente delle torbiere No, sono il consiglio della riserva naturale del Torbiere del Sebino. Altro posto magnifico che c'è sul territorio. Quindi vedete che la natura è sempre presente. La formazione però, vedi, lui ha detto, è un bravo manager, perché ha detto, ho un corso di formazione gratuito della Regione Lombardia, ma bisogna mettere giù un piano, bisogna andare in Regione, farselo approvare, prendere questi benedetti fondi che arrivano da Europa, adesso arriveranno, e questo è il valore aggiunto che viene dato al consorzio. Non denaro, ma ti formo, ti do una prospettiva, ti faccio crescere dal punto di vista tuo aziendale e ti apro delle finestre sul mondo, che è il tedesco, che è il francese, sì, perché potremmo anche vendere in Francia, sì, potremmo vendere in Lussemburgo, perché dice l'estero potrebbe essere l'Europa, la Norvegia, potrebbe essere la Svezia, dove i nostri vini non sono apprezzati, presidente, all'estero? Sì, molto, i nostri in modo particolare sì, se posso essere sincero. Perché con un salmone io lo vedo bene abbinato questo vino qua. Sì, la nostra idea è quella di far sì che il territorio acquisisca sempre maggiore importanza. Abbiamo fatto anche un B2B online purtroppo per far conoscere un po' il territorio e la strada del vino nel nord Italia. L'obiettivo anche qui è sempre quello, fare in modo di valorizzare chi produce, in primis chiaramente, ma valorizzare da un punto di vista culturale, enogastronomico, l'enoturismo che citava prima Davide, cioè fare in modo che la nostra realtà venga conosciuta in tutte le sue sfaccettature. Poi quest'anno è il nostro ventennale, sono i 10 anni di Brescia come patrimonio dell'umanità, sempre nel tema dei Longobardi. Noi saremo ovviamente presenti anche in quella partita con il Comune di Brescia nei festeggiamenti che verranno realizzati chiaramente per il decennale. Cioè, tutto questo fa sistema. Il sistema va a beneficio ovviamente delle attività imprenditoriali, ma va a beneficio ovviamente del sistema. Questo che avete appena assistito è una piccola lezione di come si può gestire un'associazione a beneficio degli associati. Perché la quota sì, diceva, col denaro eccetera, però lui i talenti li fa fruttare, non è che riporta il talento indietro, me ne hai dato uno, te ne riporto uno. Mi hai dato 3, li faccio fruttare all'interno. Però giusto Leda mi ricordava che abbiamo una ospite. Sì, abbiamo la nostra dottoressa Agnese Scappini che ci dedicherà una piccola pillola di psicologia. Un giorno un ragazzo chiese al proprio maestro: come faccio a capire chi sono? Un maestro glielo spiegò con una storia. Al confine della città, durante il tramonto, si videro due figure abbracciarsi. È una figlia che abbraccia il proprio padre, disse un uomo che aveva appena perduto la propria figlia. Sono due amici che si rivedono dopo tanto tempo, disse un uomo solo. Sono due innamorati, disse una ragazza romantica. Sono due che stanno litigando, disse un assassino. Chissà perché si abbracciano, disse un uomo arido. Hanno appena concluso un contratto di lavoro, disse un uomo avido. Sono un padre e un figlio di ritorno dalla guerra, disse una madre che aveva perduto il proprio figlio in guerra. Qualsiasi sia la lettura che noi diamo della realtà dipende dall'entità che noi siamo e che rappresentiamo. Questo ci dice chi siamo.
Agnese Scappini, chiocciola libero per contattarmi. 60 secondi di psicologia finisce qui. Potete la dottoressa che ci dà delle piccole pillole di 60 secondi abbinata un po' agli ospiti, eccetera. Ci dà perché l'aspetto psicologico in questo momento in cui gli imprenditori sono stati soli in questa pandemia, abbiamo affrontato varie tematiche da questo punto di vista e l'aspetto psicologico deve accompagnare la ripresa di parecchie aziende che sì, stanno riprendendo, ma le scorie, io le chiamo così, di quello che stiamo passando e che è alle nostre spalle, speriamo, possono essere armonizzate meglio per ripartire al meglio, giusto? Esattamente. Anche perché qui abbiamo il futuro, ma le scorie c'erano, perché le bottiglie ti sono rimaste in cantina in questo periodo, purtroppo, o no? A noi è andata parecchio bene, nel senso che avendo una produzione molto limitata è dedicata solo all'Horeca, quindi avevamo visto nero lo scorso anno, abbiamo aperto le porte, visto che si parlava un po' di estero, abbiamo aperto le porte a una serie di importatori che di solito rigettiamo e quindi noi oggi abbiamo carenza di prodotto, ecco. Di disponibilità di prodotto, ma solo perché abbiamo accettato le richieste da parte di qualche importatore un pochino più grande, in particolare in questo caso dagli Stati Uniti. E quindi oggi si beve Capriamo del Colle a Filadelfia, ad esempio, che è una cosa che a me fa super piacere pensare che in giro per il mondo si beva una denominazione così piccola, ecco perché Capriamo del Colle è molto piccola. Assieme agli Stati Uniti già lavoravamo in passato con il Giappone, in particolare nella zona di Osaka, e citavi prima la Francia, non possiamo pensare di vendere vino ai francesi, ma noi abbiamo un paio di clienti in centro a Parigi che fanno andare tanto, tanto vino Capriamo del Colle. Ecco. Sono avanti, e con questa cosa qui sono avanti, questi ragazzi qua mi vendono a Filadelfia, cioè a Osaka e a Parigi. Niente, possiamo andare a casa perché sì. La puntata la porta a termine lui, perché con questa cosa qui ha dato uno smacco a tutto. No, questo è capacità imprenditoriale. Brava Hilda, è proprio così, sì, anche perché il vento tira contrario, sì è vero, ma lui può orientare le vele, come dice il vecchio detto, dice sì, non sempre i venti sono favorevoli a un marinaio se sta in porto, ma se è in mezzo al mare può orientare le sue vele. Questo è stato l'esempio che ci ha dato, come orientare in un momento di difficoltà, in un momento in cui il vento tira contrario, la capacità di adattarsi. Tornerà a vendere ai ristoranti? Sì, signore, che tornerà a vendere alla trattoria del territorio. Vero, Presidente? Beh, sicuramente deve per forza, anche perché è chiaro che giustamente deve vendere all'estero e fare in modo di far conoscere il suo prodotto. Però è importante anche per noi, chiaramente, che il prodotto resti nel territorio. Tu mi insegni, Nemo, profitta in patria. Molto spesso è così. Quando il prodotto è buono viene conosciuto molto spesso all'estero e viene apprezzato più all'estero che nel territorio in cui tu chiaramente lo produci. In questo caso noi vorremmo fare entrambe le cose, quindi fare in modo che in questo caso il Capriamo del Colle venga conosciuto sempre di più nel nostro territorio e venga bevuto nel nostro territorio. Dall'altra parte è chiaro e l'auspicio è che Davide e tutti chiaramente i nostri giovani imprenditori e non solo giovani chiaramente imprenditori agricoli possano vendere chiaramente in tutto il mondo il loro prodotto. Sì, no, guarda, hai detto giusto, giovani imprenditori agricoli, ma questa puntata è esemplare e rimarrà poi sui social e sulle varie pagine nostre perché quarta generazione, passaggio generazionale, futuro, vende a Osaka, porca miseria, se questo non è una cartina di tornasole di quello che è fare impresa e stare sul mercato nonostante tutto, l'associazionismo conta? Sì, se è ben guidato, se è ben diretto, perché vado a prendere dei fondi, li diffondo, scusate il doppio senso delle parole, negli associati e do formazione, do nuovi spunti. Dopo l'imprenditore sceglie, ha la possibilità di scegliere se c'è cultura, se c'è orientamento a voler fare, ma qui di orientamento ne abbiamo a volontà. Presidente, qualche altra iniziativa dei Colli che ci sarà a breve, una chicca, qualcosa? Vabbè, noi cerchiamo in questo ventennale di, come diciamo all'inizio della trasmissione, di fare cultura a 360 gradi, però è chiaro che il tema vino è predominante. Quindi domenica ci sarà un pomeriggio in cantina, su prenotazione, sempre sul nostro sito si trovano le cantine che hanno aderito, anche perché appunto dovendo limitare gli ingressi e così via, non tutte le cantine potevano
permettersi di aprire le proprie porte, perché alcune sono piccolissime in realtà, quindi non hanno la possibilità oggi con i protocolli Covid chiaramente poter fare entrare più di un tot di persone. Però sul nostro sito si può trovare in pomeriggio in cantina con tutte le realtà, in questo caso tutte le cantine del territorio, Botticino, Castenedolo, Capriano del Colle, che fa sicuramente un po' da padrone in questo nostro progetto, dove poter così trascorrere un pomeriggio un po' diverso, accompagnati ovviamente dagli imprenditori, perché Davide, per esempio, su lui è sicuramente bravissimo, l'avete visto, presenteranno poi i loro prodotti in un certo modo, quindi non sarà soltanto beviamo un bicchiere di vino, cioè beviamo, ma degustiamo e comprendiamo anche che tipo di vino stiamo rieduchiamo la nostra bocca, rieduchiamo il nostro palato, rieduchiamo a assaporare cosa mettiamo in bocca, e sicuramente i produttori sono lì. Quindi invito le famiglie, perché le famiglie, andare in campagna, a rivedere anche per i bambini, anche per i giovani, riscoprire il territorio. Molti giovani si stanno avvicinando al vino, stanno degustando, stanno riscoprendo il vino per il vino, non il vino per il bere o per lo sballo, ma per il gusto di stare in compagnia e di riscoprire questa socialità che ci è mancata tantissimo in questo periodo. Quindi, quale maggior catalizzatore della socialità un buon bicchiere di vino, soprattutto poi se è del territorio. Giusto, Ilda? Perché tanto è poi finita la puntata, non lo dirò, tanto non ci sente, questa bottiglia il presentatore la degusterà, pertanto per vedere se è veramente quello che ha detto, e qui il presidente sta già ridendo, perché è così che sarà. Però a parte queste mie buttate dal punto di vista personale, sono veramente felice di questa puntata. Voglio lasciare una parola per te, per il futuro, e una parola per il presidente per chiudere la puntata. Abbiamo un minuto. Una parola sulla tua azienda? Ma in realtà preferisco darla sul futuro degli agricoltori e dei giovani in agricoltura, perché sono quelli che porteranno avanti e manterranno le culture territoriali, e sono quelli che riusciranno a farle conoscere di più, mantenerle, e negli ultimi anni si sta dimostrando che è possibile anche sopravvivere in territori molto piccoli, in territori spesso magari discriminati perché troppo poco conosciuti. E lo dicevi benissimo tu, che i giovani stanno tornando, anche non produttori ma consumatori, a conoscere questi territori, ad esplorare queste culture, perché c'è questo ritorno al capire come vivono i territori. Presidente, l'ultimo secondo c'è per te. Beh, io non voglio aggiungere molto altro, se non il fatto che questa è la dimostrazione di come le strade, visto che negli ultimi mesi si è anche discusso se dovessero rimanere oppure no le strade a livello anche lombardo, a livello nazionale, se hanno ancora senso oggi. Questa è la dimostrazione che oggi le strade hanno ancora senso. Hanno senso perché creano quella collaborazione, quella sinergia, e soprattutto sono una risorsa importante per la regione, in questo caso, che ovviamente ha le strade da, e mi auguro anche qualche risorsa. Purtroppo la puntata è volata, Presidente. Grazie che siete venuti qua. Ilda, a te. Thank you.